È difficile partire con questo gatto che morde. Voilà. È per il movimento dell'annientazione degli uomini. Vieni qua, fatti vedere Bendicione, fatti vedere un pochettino al video, su via, una piccola inquadratura, cosa ti costa, per Dio? Attacca, attacca. Ma che figura che mi fai fare? Ma mordi per davvero tu? Allora, l'ebreo da prima e così il greco. Non ci sono più ebrei né greci né schiavi né liberi. Questo è l'esergo di Paolo di Tarso e gli ebrei, la liberazione dalla schiavitù. L'edizione è francese, edito da Germina. È un piccolo e intenso libro di Jean-Pierre Fay, che è filosofo, poeta, una delle voci filosofiche più interessanti, ma trascurato dai grandi media che gli hanno preferito Jacques Derrida, anche adesso che quest'ultimo è scomparso dal 2004. Ci sono analisi che investigano sulle radici dell'Occidente, non solo di antropologi, di storici, sociologi, filosofi e psicanalisti, ma anche di studiosi del diritto, in particolare delle istituzioni. Il riferimento preciso è a Pierre Legendre, che trova nel diritto romano canonico, che sorge nel XII secolo, le basi dell'Occidente. E allora perché non andare ancora più indietro, al primo secolo, detto dopo Cristo, ovvero a quell'autore che la Vulgata dotta gli attribuisce l'invenzione del cristianesimo e della Chiesa, l'istituzione della Chiesa. Appunto, Paolo è Saul di Tarso, ed è questo l'indirizzo che prende l'indagine di Jean-Pierre Fay. Jean-Pierre Fay legge integralmente le epistole di Paolo, che solitamente è citato per alcune sue celeberrime frasi, utilizzate spesso sia da ideologi in mal di ispirazione, sia da filosofi in mal di filosofia, ovvero che hanno appunto bisogno di qualche idea per proseguire nella loro ricerca universitaria. In particolare si tratta di atei, al contrario di quello che si potrebbe pensare che siano ripresi in particolare da filosofi cattolici. Si attiene al testo ebraico originale in cui ha scritto l'Apostolo, che pur ellenizzato pensava in ebraico e non il librido aramaico. Quando occorre, Fay legge la versione latina e segue anche le vicende di alcuni termini, come quello che sotto la penna di Martin Lutero diviene l'alienazione, che tanta strada ha fatto, in particolare con Hegel e Marx. È vero che non cerca l'ebraicità di Paolo, come ha fatto peraltro egregiamente Jacob Taubes, e nemmeno l'ebraicità dei Vangeli, come attualmente troviamo nella traduzione dell'opera di Daniel Boyarin, che ha scritto appunto il Vangelo ebraico. Su una pista a parte c'è Gerard Haddad, psicanalista, biblista, più precisamente lettore della Torah, a quale dobbiamo una perla di lettura, quella d'aver risolto l'enigma del gioco di parole sul quale si fonda la Chiesa come istituzione, no? Pietro, su questa pietra fonderai
la mia chiesa. Fai, ristabilisce l'ordine cronologico delle lettere, che parte da quelle che la versione canonica ha piazzato tra le ultime, le epistole ai Tessalonicesi, che cela l'itinerario autentico di Paolo, questo ordine cronologico che non è rispettato nella pubblicazione della Bibbia. Rispetto alla prima avversità nei confronti dei suoi fratelli ebrei, sino poi all'assunzione della sua genealogia ebraica, che nell'originale greco è addirittura lo sperma di Abramo. Nelle varie traduzioni diventa la razza di Abramo, la stirpe di Abramo. Jean-Pierre Fay, pur avendo più piste di lettura, si dedica alla cantata di Paolo, ovvero alla serie ripetuta, con qualche variazione, né ebreo né greco, né uomo né donna, né schiavo né libero. Cantata che per l'autore vale la liberazione della schiavitù, che si afferma poi nel giro di 7 secoli, con alcuni ritorni indietro, come quello nell'America e quello della parentesi del nazismo. Poi c'è il servaggio, questa variante ancora attuale della vita, e quelle parentesi che non sono nemmeno poi tanto piccole, che sono quelle delle guerre. Una liberazione quindi che, confrontata ai moderni selvaggi, è appunto mai acquisita e sempre da acquisire. È interessante seguire gli appunti che fa attorno al nazismo. Jean-Pierre Fay, che è uno scrittore, un filosofo dei linguaggi totalitari, ha scritto cose interessantissime su questo, anche il libro Le Piège, la trappola sulla questione dell'intrappolamento teorico e filosofico di Martin Heidegger con il nazismo. Dice: la schiavitù rinasce massicciamente nei secoli che vanno a seguire, attraverso l'istituzione concentrazionaria dello Stato totale, hitleriano, il Reich, che deve chiudere la storia. Qua si aprirebbe la lettura appunto che ha dato per esempio di questa storia o Taubes o Carl Schmitt. O nello stato monolitico di granito che afferma lo stalinismo. Altro dettaglio interessante: è assolutamente indifferente sapere in quali condizioni vivono questi popoli russi e cechi. Il problema ci interessa solamente dal punto di vista del nostro bisogno di schiavi. Quando, 3 secoli fa, 13 secoli fa, l'ha dichiarato a Posen il discorso di Himmler nell'ottobre del 1940. Altro dettaglio interessante: la Roma di Nerone conduce frontalmente la persecuzione attraverso le potenze anticristiane di Roma, e la violenza delle sue guerre ebraiche, guerre giudaiche, che cominciano proprio nel momento in cui Paolo muore. Ma questa stessa Roma va a cancellarsi come apogeo della schiavitù.
Questa liberazione è sempre da acquisire e senza rivendicazione, tuttavia, nel senso che l'ebraicità di Paolo è risolta nella sua affermazione, non è per nulla tolta, parliamo del testo di Jean-Pierre Fay, e apre appunto Paolo al greco e al resto delle popolazioni dell'impero. Il gesto dell'ebreo Saul è questo, non è un gesto di cancellazione della ebraicità e del popolo ebraico come le letture erranti hanno prospettato, che curiosamente danno della lettura errante a quelle appunto ebraiche in questo caso. Questi libri letti integralmente nel loro testo, come appunto fa con le lettere Jean-Pierre Fay, sono anche degli archivi interessantissimi. In particolare questo dettaglio. Viene appunto dalla strada, in questo caso, del termine sperma d'Abramo, che in francese è tradotto con un pudore pericoloso, dice Fay, con la razza di Abramo. Mi pare che noi traduciamo in italiano con stirpe. E è da questa traduzione, comunque, perlomeno passando dal francese, che razza, no? Va a diventare la base stessa della parola razzismo. Questa parola, che sarà pertanto un neologismo tardivo, fabbricato in lingua francese circa negli anni 1890 per un oscuro ideologo nominato Gaston Méry, nel contesto delle folle polemiche sull'affare Dreyfus. Seguiamo un attimo la vicenda per la Germania e che porta a tutt'altra parola importante, ed è quella ancora di più di cui voglio fornire questo elemento, che ho trovato solo in questo libro, sarà anche ripetuto, ma io mi ci sono imbattuto qui. Il termine, quello razza, va a diventare un equivalente moderno o francese per una parola tedesca più antica, con tutt'altra, diciamo, denominazione, ed è Völkisch, da Volk, popolo. Questo termine, che era caduto in desuetudine alla fine del XVI secolo, è rianimato dopo l'anno 1873, nel momento in cui scoppia la grande crisi economica europea, e andrebbero lette anche queste crisi e non solo quelle del XX secolo. E sono la parola nuova e la parola antica diventano sinonimi attraverso la frontiera franco-tedesca. E sono raggiunti, ecco l'altro punto, da un bizzarro neologismo fabbricato nel 1873 da, sono sempre oscuri per Jean-Pierre Fay, capiamo la questione, da un oscuro e feroce ideologo tedesco chiamato Wilhelm Marr, ed è antisemita. Cioè è lui che conia questa parola, non c'era prima la parola antisemitismo, termine ripreso sotto la forma di partito antisemita. Quindi non è una parola di difesa del linguaggio ebraico,
mira a indicare coloro che non sarebbero d'accordo con la direzione semita della cultura, dell'arte e della scienza, tra le altre direzioni del pianeta, molto più agguerrite. Ebbene, questo termine, no, ripreso nella forma del partito antisemista, da un microgruppo di tre ideologi, tra i quali il cognato di Nietzsche, che con la moglie se ne andò anche a fondare la Nuova Germania, non lo so più dove, in Paraguay. Il quale poi però rigetta questo detestabile partito, e detestabile partito pare una citazione dello stesso cognato. Fürstner, Schmeitzner e Theodor Schmidt vanno a costituire questo pericoloso triumvirato. Si potrebbe leggere ancora, no? Attorno alla creazione di questo termine. Occorre intendere la forza che Jean-Pierre Fay attribuisce all'enunciazione né schiavo né libero. Si sofferma molto di meno su né uomo né donna, che non è una tesi dell'indifferenziato, è che la presunta differenza dei sessi non è quella che mena il mondo, e se lo mena, lo mena nel senso del conflitto, ma proprio che non è fatta questa discriminazione tra uomo e donna, che è a completo svantaggio della donna. Intendo che questo non arriva a dirlo, ma insiste molto sul fatto che è in Paolo che c'è la prima enunciazione dell'assurdità, della follia, dell'esclusione che ha nome schiavitù. La specie umana si annuncia essa stessa infine liberata dalla condizione di schiavo o d'uomo libero. La parola di Paolo va a mettere 7 secoli a liberare l'uomo e la donna antichi dalla condizione di schiavo. Nello stesso tempo è annunciato per l'avvenire che nessuno potrà essere messo in condizioni di sottomissione per via della sua condizione ebraica. Nulla potrà mai più colpire chiunque con questa referenza doppia, quella della minorità e quella della grande maggioranza. Occorrerebbe estendere questo corollario e dire che rispetto alle donne, nessuna potrà essere più messa in condizioni di sottomissione per via di essere donna. Allora, per greco si intendeva nel testo di Paolo le genti dell'impero. Poi c'erano anche quelli al di là dell'impero, gli sciiti. Si accorge paradossalmente che quel termine poi è rientrato nelle dimensioni di una comunità che oggi approssimativamente è uguale a quella di Israele. Ma si interroga, ma com'è che l'una è integrata alla sua propria accettazione e l'altra deve incessantemente rivendicare questa accettazione che non è mai, che è sempre sospesa, che non è mai definitiva, e
e quindi anche riconquistarla. Come pensare un tale contrasto? Si chiede Jean-Pierre Fay. E qui forse occorrerebbe con umiltà interpellare il laboratorio freudiano. Come lo si voglia chiamare, il momento paolino, il testo di Paolo, le lettere di Saul, sono insorpassabili. Il momento è insorpassabile, il testo è insorpassabile. Anche solo per intendere quel che resta della teologia politica. Apparentemente è. Questo è il paradosso, è la base della nascita dell'Ecclesia, della Chiesa, e nello stesso tempo è colui che, per primo forse, pone in modo così radicale che non c'è nessun ordine umano o naturale che sancisca la discriminazione tra ebrei e greci, tra uomo e donna, tra liberi e schiavi. A questo momento Paolino, Jean-Pierre Fay, ha dedicato questo libro, Paul de Tarse et les Juifs, La libération de l'esclavage, edito da Germina nel 2012 e per il quale auspichiamo in frotte che arrivino gli editori italiani a tradurlo. Per A tavola con i libri, l'appuntamento alla prossima puntata.